Anche adesso questi sono fini, però ce n'è qualcuna. Tipo questa, vedi? Sì, ho visto. No? No, perché sì, si vede. No, che si dà, si sottiglia, però si vede, si intra... Invece andrebbero forse, probabilmente fatte proprio colate fini fini, tac, Sì, e poi tac, così mi certo. si... Certo. Non Però ci... dai, ci stiamo appoggiando sul Ecco, questi sono, sì. Ecco, sono di goccia. Che sembra dare ragioni in maniera... Cosa ti do? ...le risulteranno intense su Liguria e Piemonte da qui... No, no, non parla con te stessa. Sì, tutti i pezzi sono pronti da portare. Qui viene fatto, lo prendo così, lo fotografo, lo prendo e lo porto in forno. Questo li prendo a blocchettini e li porto in forno. Poi cercherò di unire tutti questi pezzi qui, cercherò di unire un po' alcuni pezzi. Ma il piatto anche da solo e anche questo con schizzi e tutto quanto, tutto da solo. È ancora caldo però. Piano piano. Sì, va bene. La mostra LMLB di Bertozzi Casoni nasce in occasione dell'esposizione a Palazzo dei Diamanti dedicata a Giuseppe De Nittis. Giuseppe De Nittis è un artista che è stato tra i primi a rappresentare la vita borghese, i piaceri appunto della borghesia, e quindi anche questa tavola imbandita è chiaramente un omaggio a De Nittis reinterpretato. Infatti De Nittis lavora proprio negli stessi anni in cui nasce la fotografia, e le opere di Bertozzi Casoni, che sono così realistiche ma allo stesso tempo così surreali, mi sembravano perfette per rappresentare proprio un'idea di pranzo contemporaneo. Molte persone infatti che entrano in galleria pensano che abbiamo appena finito un banchetto, che c'è appena stata una festa, e questo effetto di straniamento è davvero, secondo me, un grande risultato che è stato raggiunto da questa mostra. Poi, guardando più attentamente le opere, appunto, le persone si rendono conto che sono tutte in ceramica, e da questo nasce un grande stupore, e alla fine, concentrandosi ancora di più, notano degli elementi che caratterizzano tutta questa tavolata, che sono appunto tutte delle porcellane legate all'Ottocento, con disegni decorativi ottocenteschi che riprendono quindi anche il giapponismo che De Nittis metteva appunto nelle sue opere. E alla fine notano anche il guanto di questa dama appoggiata proprio su queste ceramiche, che sembra quasi richiamare proprio le opere di De Nittis e le loro atmosfere.